In principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso. E Dio disse, sia la luce! E la luce fu! Il secondo giorno, Dio separò le acque per formare i mari e il cielo. Il terzo giorno, Dio creò la terra con gli alberi, le piante e i frutti. Rivedremo di nuovo la terra! Ma certo, certo che la rivedremo. Il quarto giorno, egli creò il sole, la luna e le stelle nel firmamento. E il quinto giorno, tutte le creature del mare e del cielo. E il sesto giorno, tutte le creature della terra. E poi egli creò l'uomo per vivere nel paradiso. Finché Adamo ed Eva non disobbedirono e mangiarono il frutto proibito. E con una sola scelta conobbero sia il bene che il male. Da allora, da quando Caino uccise Abele, Dio ha visto troppa malvagità nel cuore degli uomini. Scelte sbagliate, decisioni sbagliate. Ecco perché adesso accade questo. Il nostro creatore ha deciso di ripulire la terra. Dio mi ha avvertito. Mi ha detto di costruire un'arca. Un'arca per salvare la nostra famiglia e tutti gli animali. Ogni altra creatura vivente sarebbe perita. E il settimo giorno, Dio si riposò. Dopo il diluvio che ha sommerso il mondo, c'è un nuovo inizio per i discendenti di Noè e l'occasione di ristabilire il rapporto tra Dio e l'umanità. Questa è la Bibbia. È cominciato. Che cosa faremo? Cambieremo il mondo. Una nazione e un popolo trovano la loro fede in un creatore onnipotente. Avete un solo padre, ed è in cielo. Avete un solo maestro, ed è il Cristo. La loro storia ci aiuta a comprendere chi siamo. Se avete fame di giustizia, sarete saziati.
attraverso me. Le scelte che facciamo. Chi crede in me non morirà in eterno. Come viviamo? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Come amiamo? Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Come lottiamo? E come vinciamo? Non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Io vengo presto. Prima che miliardi di persone possano credere, un uomo deve sentire la voce di Dio e avere la fede di seguirla. Abramo, vattene dalla tua terra e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Guarda in cielo e conta le stelle. Tale sarà la tua discendenza, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Sara, Dio è venuto a parlarmi. Vieni con me. Lot, nipote mio, vieni con noi. Abramo. Dio mi ha parlato. Egli ci condurrà a una nuova casa. Ma noi abbiamo già una casa, una buona casa. Lontano dalla città, in una nuova terra. Per i nostri figli. Ma tu e Sara non avete figli. Non potete avere dei figli. Ma ne avremo. Dio mi ha promesso una discendenza numerosa come le stelle. Lui mi ha parlato. Me lo ha promesso. Sara, credimi. Devi credermi. E tu, Lot? Sei con me? Dio ci condurrà a una terra meravigliosa. No, Lot. No. Spinto dalla convinzione che avrebbe dato vita a una grande nazione, Abramo conduce la sua piccola tribù verso la terra promessagli da Dio. Che altro posso fare? Tutta l'altra terra è stata presa! No, non puoi avere la mia! Basta! Fermatevi! Basta! Fermi, smettetela! Non può continuare così. Devi dire ad Abramo cosa abbiamo deciso. Che sta succedendo? Loro vogliono prendere il nostro pascolo! Dio voleva che ci dividessimo questa terra. Allora doveva darcene di più. Lot, diglielo. Non c'è terra a sufficienza. Siamo in troppi. Il Signore provvederà, abbiate fede. In un Dio che non possiamo vedere. È tempo di separarci. No. Dobbiamo restare uniti. Per morire di fame e vedere la nostra gente uccidersi per un filo d'erba. Abramo. Noi ce ne andiamo. Molto bene. Dove volete andare? Ai pascoli più verdi vicino a Sodoma. Sodoma? Sono luoghi pericolosi. State attenti. Non avendo figli, suo nipote Lot
è la cosa più vicina a un figlio che Abramo possa avere. Come posso guidare un popolo se non sono capace di guidare neanche la mia famiglia? Aiutiamolo! Era insieme a Lot! Aiutiamolo! Presto! Appoggiati a me. Che è successo? Non avevamo speranza. Erano tantissimi. E Lot? È vivo, ma è prigioniero. Aiutalo! Vieni. Appoggiati. Piano. Vieni con noi. Curatelo! Abbiamo degli uomini addestrati. Abramo, voi non siete dei soldati. Li avevo pregati di avere fede. Lot sarebbe venuto con noi. E ci hanno abbandonati. Hanno deciso di scegliersi la loro terra da soli. Sono la nostra famiglia. Noi dobbiamo aiutarli. Dio ci proteggerà, Sara. Abbiate fede in Dio! Lot! Oh, Lot! Pochi dei nostri contro così tanti uomini. Dio è con noi. Abramo, noi proseguiremo per Sodoma. Lot, molti uomini sono morti per salvarti. Anch'io ne ho persi tanti. Noi dobbiamo restare uniti. No. No, Abramo. Non possiamo. Il nostro avvenire è nella città. Vieni con noi. Dobbiamo proseguire. Andiamo via.
stella. Abramo. La stella. Vieni dentro. Le stelle. Abramo. Le stelle. Tutte quante. Le stelle. Abramo. Contale. 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 Il nostro creatore, che ci ha dato le stelle, ci darà altrettanti discendenti per popolare la nostra terra. Egli me l'ha promesso. Tu avrai un figlio. Non lo avrò. Lo avrai. Abramo, non lo avrò. Non posso averlo. È troppo tardi per me. Ma per te è ancora possibile. Con lei. Agar. La nostra serva. No. No, 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 no. Invece sì. Tieni lo saldo, Ismaele. Sara, hai visto? Hai visto? Ah, mio figlio, mio figlio. Mio figlio. Tuo figlio. Va da tua madre. Vi do il benvenuto. Prego, unitevi a me. Porta dell'acqua e prepara del cibo. Sì, subito. Venite da molto lontano. Sì, da molto lontano. Abramo, dov'è tua moglie?
lì dentro. Il prossimo anno Sara avrà un figlio. Perché ridi? Non sto ridendo. Lo hai fatto. E quando avrai un figlio, lo chiamerai Isacco, che vuol dire riderà. Grazie dell'ospitalità. Dobbiamo andare. Posso esservi d'aiuto? Dove siete diretti? A decidere la sorte di Sodoma. Stammi lontano! Sodoma è diventata corrotta, una città del peccato. Ma mio nipote Lot vive lì, ha una famiglia. Il grido contro Sodoma è troppo grande. I suoi peccati sono molto gravi. Intendi distruggere l'intera città? Tu sei un Dio giusto. Davvero, Signore, sterminerai il giusto con l'empio? Ti supplico, aiutaci! Aiutaci! Aiuto! Anche se vi fossero 50 giusti nella città, subirebbero la stessa sorte degli empi. Ti supplico, aiutaci! Se troverò 50 giusti nella città di Sodoma, per riguardo a loro, perdonerò a tutto quel luogo. Ti supplico, aiutaci. Trovateli! Aiutaci. E se fossero meno, 30, 20, non li distruggeresti di certo. Ti scongiuro. Trovateli! Aiutaci. Ti prego. Se vi fossero 10 uomini giusti a Sodoma, tu non li salveresti? Lot, cosa fai? Chi sono queste persone? Hanno bisogno di aiuto. Farò ciò che posso per voi. Non la distruggerò per riguardo a quei 10. Di qua! Andiamo! Prendiamoli! Non ci sfuggiranno! Dobbiamo trovarle! Guardate ovunque! Sono qui! Aprite la porta! Lot! Lot! Consegnateci gli stranieri! Fateli uscire! Sono ospiti nella mia casa! Dovete andarvene! Sono ospiti nella mia casa! Dovete andarvene! Fatti da parte. Dobbiamo
dobbiamo andare. Venite. Per amore di Abramo, il Signore vi salverà. Non fermatevi. Andiamo. Fermi. Siete al sicuro. Dovete andare via. La città verrà punita. Fuggite e non guardate indietro. Non guardate indietro. Lot. La moglie di Lot diviene una statua di sale per aver disobbedito a Dio. Lot e le sue figlie fuggono sulla montagna e non rivedranno più Abramo. Come sta? Come sta? Come aveva promesso. Mangia il tuo cibo, Ismaele. Ismaele! Vieni qui, prendimi, prendimi!
bambini. Bene. Sara, che cosa c'è? Quella donna crede che suo figlio erediterà ciò che appartiene di diritto a Isacco. Che vuoi dire? Chi sarà a guidare la nostra tribù, Abramo? Chi è la prima stella di tutte le stelle nel cielo? Nostro figlio? O il suo? Sara, io... Abramo, ascolta le mie parole. Tu devi decidere. Mamma. O lascia decidere a Dio. Coraggio, Ismaele. Rassicurato da Dio sulla loro sopravvivenza, Abramo allontana Agar e Ismaele. Addio, Ismaele. Oh, figlio mio, figlio mio. Quando sarai uomo, il Signore ti farà dono di molti figli. Ti preparo da mangiare, Isacco. Dopo anni di lotte, Abramo ha imparato che essere scelti da Dio è una benedizione e una prova. Deve dimostrare la propria fede più e più volte. Sacrificio. No. No. Non ti ho dimostrato a sufficienza la mia fede. Quando avrai dei figli vorrai che crescano forti e sani come Abramo. Che cosa succede? Dio vuole un sacrificio. Figlio mio, vieni con me. Thank you.
Padre, abbiamo la legna per il fuoco, ma dov'è l'agnello? Il Signore ci procurerà un sacrificio, figlio mio. Abramo ha preso un agnello? No, Sara. Porta la legna. Mi fai male, padre. Isacco, tu devi avere fede in Dio. Abramo! Un agnello sacrificale? Oh, figlio mio, figlio mio, figlio mio! Abramo ha superato la prova finale. Diventerà il padre del popolo di Dio. Ora tocca a Isacco. Avrà un figlio chiamato Giacobbe. Dio gli darà un nuovo nome, Israele. La promessa di discendenti numerosi come le stelle si sta avverando. Ma presto, la fame costringe gli israeliti ad allontanarsi dalla terra promessa e andare in Egitto. Qui vengono resi schiavi dal faraone. Nei successivi 400 anni, Abramo e Dio diventano un lontano ricordo. Tutto il loro popolo viene ridotto a bestie da soma. Tranne uno. Mosè,
Mosè! Non ti batterai di nuovo. Non posso rifiutare. È il figlio del faraone, madre. Quei due devono smetterla di battersi. Mosè non vuole continuare. È mio fratello che lo costringe. E continua a perdere. Sarai anche il preferito di mia sorella. Ma io sarò faraone. Diventerò Dio! Ti prego, combatti! Te lo ordino! Mosè, ora basta. Deve stare al suo posto! Sei tu che hai iniziato! Io sarò faraone! Allora comincia a comportarti da faraone. Non dovevi permetterle di tenerlo. Taci! Tu non sei uno di noi! Taci, ho detto! Che cosa sto dicendo? È meglio dirglielo adesso. Tu, vieni con me. Madre, che mi devi dire? Allora! Mosè, io ti adoro come un figlio. Ma tu non hai il mio sangue. Tu sei nato schiavo. Il faraone ha ucciso tanti bambini. Teneva una ribellione. Il tuo popolo era sempre più numeroso. Il mio popolo? Io ti ho salvato. Il tuo popolo è lì fuori, Mosè. Sono i nostri schiavi, gli israeliti. Non vi fermate! Via, spingete! Forza! Lavorate! Tu avevi un fratello, Aronne. E una sorella, Miriam. Ma loro non sono come noi. Che fai? Dico a te! Al lavoro! Avanti, torna al lavoro! Loro adorano il dio di Abramo, ma lui deve averli abbandonati. Perché ti sei fermato? Mio signore, l'amuleto di Mosè. Gli diamo la caccia. No, non importa, non è una minaccia. Benvenuto alla tua nuova vita, Mosè!
sei niente adesso! Niente. Il tuo popolo è lì fuori. Tu non sei uno di noi! Loro adorano il dio di Abramo. Non dovevi permetterle di tenerlo! Ma lui deve averli abbandonati. Io sarò faraone! Eccomi. Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. È tutto vero? Sì. Ho osservato la miseria del mio popolo. Ti mando dal faraone. Fa uscire il mio popolo dall'Egitto. Ma come farò a liberarlo? Io sarò con te. Potenza. Farò uscire il tuo popolo dall'Egitto. In Egitto c'è un altro uomo sul trono. L'antico rivale di Mosè è diventato faraone. Grazie, padre. Un giorno ne avrai migliaia. Di quelli veri. Più in fretta! Muovetevi! Non è cambiato niente. Un popolo che soffre. Ehi tu! Ehi tu! Torna a lavorare! In piedi! Aspetta! Lascialo, ti prego! Penso io a lui. Ma che stai facendo? Eh? Vuoi farci ammazzare? Chi sei tu? Che sei venuto a fare? Mi chiamo Mosè. Mosè? Tu sei Mosè? Devo vedere i vostri anziani. Vieni con me. Quest'uomo dice di essere Mosè.
Il principe fuggitivo. Ti cercano perché hai ucciso. Se sei chi dici di essere, perché sei tornato? È Dio che mi ha mandato a voi. Sono qui per rendervi liberi. Ti ha mandato Dio? Sì, Dio mi ha mandato per parlare con voi. Vi siete dimenticati di lui? Se così fosse, Dio non si è dimenticato di voi. Se non te ne sei accorto, il faraone è l'unico Dio da temere. E tu credi che ci lascerà andare così? Chi ha creato la terra? Le acque? Il cielo? E chi ha creato voi? Il faraone? Oddio. Tu sei impazzito. No! È savio. Ed è mio fratello. Aronne. Mosè! Dio mi ha parlato in sogno, dicendo che saresti tornato. Lei è Miriam, nostra sorella. Fratello. I miei figli. La mia famiglia. Il mio popolo. Il nostro popolo. Questo è il popolo di Dio! Il popolo di Dio! Il vecchio faraone ti era affezionato, ma ora è suo figlio che dovrai affrontare. Perché il faraone dovrebbe riceverti? Oh. Vedrai che mi riceverà. Vedo che hai un figlio. L'erede. La dinastia durerà per sempre. Perché sei qui, Mosè? Sei venuto a chiedere perdono? No. Dio mi ha salvato per uno scopo preciso. Quale? Ascoltami bene. Ti chiedo di liberare il suo popolo dalla schiavitù. Liberare? Lascia partire il mio popolo. Sei sempre un combattente, Mosè. Ma non ti accorgi quando perdi. Se provi a sfidare Dio, sarai punito. Come torni dopo tutti questi anni a minacciarmi? Dimmi, è il tuo Dio invisibile quello che dovrebbe punirmi? Il Dio che abbandona il suo popolo, che cerca di fuggire dalle sue responsabilità verso di esso, e la sua famiglia. Insegnategli chi è Dio! Io sono Dio! Io sono Dio! Thank you.
Mosè, hai fatto arrabbiare il faraone. Vorrà punirci. Non peggiorare le cose. Il Signore mi ha parlato. Costringerà il faraone a liberarci. Se sarà necessario. Che dobbiamo fare? Sorella, fratello, e voi tutti, abbiate fede in Dio. Il faraone è laggiù. Se non ti ha ascoltato quando gli hai chiesto udienza, perché dovrebbe farlo adesso? Ora vedrai. Metti il tuo bastone nell'acqua. Solo un uomo. E alla fine lascerai libero il mio popolo. Basta così! Mosè! Dubiti ancora, Giosuè? Per tutta la vita ho servito il faraone. D'ora in poi non sarò più schiavo. Dio è con noi. Questo è soltanto l'inizio. Nostro Signore manderà 10 piaghe per far cambiare idea al faraone. Lascia andare il mio popolo. No! 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 Locuste. Mosè, che ha risposto il faraone? È diventato ragionevole? No. Si è rifiutato. Ancora. Fossi in te mi arrenderei, prima che sia troppo tardi. Dio ha preparato la strada. Il faraone si piegherà. Che succede? Non rimane che l'ultima piaga. Arriverà l'angelo della morte. E quella notte ogni primogenito morirà. No, fratello! Anche i nostri! Perché questa punizione? La morte verrà per tutti noi. Non preoccupatevi. Cosa dici? Siamo innocenti, non possiamo pagare per colpe che non abbiamo commesso. Amici! Noi potremo essere risparmiati. Ma solo se faremo quello che Dio ci dice. Aspetta. Uno per volta. Ogni casa deve essere segnata col sangue. Gli israeliti segnano le loro case con sangue di agnello per essere identificati come popolo di Dio.
Abbiamo promesso a tutti che Dio ci avrebbe liberati, ma lui ci manda la morte. Dobbiamo avere fede. Gli israeliti segnano le loro case con sangue di agnello per essere identificati come popolo di Dio. Dio veglierà su di noi. Abbiamo promesso a tutti che Dio ci avrebbe liberati, ma lui ci manda la morte. Dobbiamo avere fede. Il faraone non ha ascoltato. Ciò che succederà al suo popolo ricadrà su di lui. Un tempo lo consideravo il mio popolo, Giosuè. Ma la nostra libertà comporta un prezzo. L'angelo della morte trova tutte le case degli israeliti segnate con il sangue e passa oltre. Israeliti dovrebbero avere la vita quando mio figlio è morto. Andate via. Andate via. Fuori! Lasciate la mia terra e portate il vostro miserabile Dio con voi! Finalmente ciò che Dio promise ad Abramo. Vivremo nella terra promessa, con una discendenza numerosa come le stelle. Figlio mio,
Come hanno potuto fare questo degli schiavi? Io ti prometto, qui e adesso, che riporterò indietro quei miserabili e li obbligherò a costruire in tuo onore la tomba più grande mai vista. E il corpo di Mosè sarà sepolto nelle sue fondamenta. Questo è l'Esodo. Dopo più di 400 anni di schiavitù, gli israeliti sono liberi. Non riesco a credere che il faraone ci abbia lasciati andare. Ma è così. Dio lo pretendeva. E solo un pazzo avrebbe sfidato Dio dopo quello che è successo. Fratello. E adesso? Fratello. Dio ci indicherà la via. Mosè, perché ci hai portati qui? È Dio che ci ha portati qui. Ti ha spiegato anche come attraversare? Gli egiziani! Sulla collina! Dov'è il tuo Dio, Mosè? Eccoli, sono in trappola! Ah! I cavalli! I carri! Sono qui! Gli egiziani! Folle! Che facciamo adesso? Forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portati a morire nel deserto? Che hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Allora... Mosè! Signore, non posso credere che sia la fine che hai previsto. Ti ho visto riempire di terrore i nostri nemici. E la morte non ci ha toccato. Con noi! Seguitemi!
Togliete gli uomini! Presto! Presto! Dobbiamo muoverci! Le torce! Accendetele! Presto! Spingetevi! Non perdete tempo! Muovetevi! Forza! Abbiate fede! Fate presto! Più veloci! Continuate a camminare! Aspettatevi! Fermi! Inseguiteli! Sei Dio, Faraone. Perché c'è un solo Dio. E adesso è qui con noi. No. Yeah.
Amici miei! Mio popolo! Dio alla fine ci ha liberati dalla schiavitù. Siamo liberi. Avete fatto una lunga strada. Questo lo so. Ma il nostro viaggio comincia adesso. Dobbiamo avere fede in Dio. Dobbiamo seguire i suoi sentieri. Mosè conduce gli israeliti verso il monte Sinai, dove ha incontrato Dio per la prima volta, nel roveto ardente. Dio consegna a Mosè la legge scritta nella pietra, i 10 comandamenti. Giosuè! Dio ha rinnovato la promessa fatta ad Abramo. Abbiamo nuove leggi che ci preparano per la terra promessa. Se noi gli saremo fedeli, Dio manterrà la parola. Il sogno di Abramo. Il nostro futuro. Tu sei il futuro del nostro popolo, Giosuè, e dovrai raggiungere la terra promessa ad Abramo con tutti i suoi discendenti, numerosi come le stelle. Signore, io ero con Mosè quando gli hai consegnato questi comandamenti. Fui testimone del patto, della promessa di una nazione santa. Aiutami a forgiare tale nazione, a condurre il tuo popolo verso la sua terra. Giosuè! Dio ci ha liberati dalla terra d'Egitto, promettendoci questa terra. Presto diventerà nostra. Venite. Siete pronti? Controlleremo le mura. Trovate un varco. Dobbiamo conquistare Gerico. È tutto ciò che si frappone tra noi e la terra promessa. Nel prossimo episodio. Giosuè! Gli abitanti hanno molta paura perché sanno che Dio è con noi. Sì, Dio è con noi. Il Signore ha separato le acque per Mosè. Per te romperà la roccia. Gerico è nostra, israeliti! Se obbediamo al Signore, tutto è possibile! Dio ti darà un figlio. La tua forza proviene da Dio. E il tuo dovere
sarà cacciare i Filistei, Sansone. Cosa vuoi che faccia? Che ripudi la donna che amo soltanto perché è una Filistea? Dobbiamo inviare agli israeliti un messaggio. Le nostre donne sono intoccabili. No! Per mia moglie. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Dalila.